Buonasera e bentornati. Anna, che cosa vogliamo preparare oggi? Oggi prepariamo gli scaldatelli. Gli scaldatelli, ragazzi, gli scaldatelli pugliesi. Anzi, per l'esattezza, foggiani, giusto? Uh-huh. Dove stiamo? Noi siamo a Foggia. Ma siamo dove? A casa, dove siamo? Restate a casa, che questa cosa prima o poi passerà. Noi stiamo facendo, ci stiamo facendo ciocchi ciocchi, è vero? Va bene, allora, quali sono gli ingredienti di questi scaldatelli, Anna? Allora, questi ingredienti sono vino, olio extravergine d'oliva, sale, seme di finocchio e farina. Va bene, allora, io a questo punto vi saluto, adesso verrà Rosa a curare l'impasto insieme alla piccola Anna. Ciao! Iniziamo a inserire la farina e tutti gli ingredienti all'interno della ciotola dell'impastatrice. Aggiungiamo l'olio. Aggiungiamo il sale, il seme di finocchio. Aggiungiamo il vino. Lasceremo impastare fino ad ottenere un impasto omogeneo. Per l'elenco completo degli ingredienti, mi raccomando, andate nelle descrizioni. Ottenete un impasto omogeneo e liscio e poi lasciate riposare chiuso in una pellicola. Come potete vedere, l'impasto è molto elastico. Trascorse circa un paio di ore, possiamo iniziare a lavorare la nostra pasta. A questo punto possiamo, con l'aiuto di un mattarello, stendere la pasta e fare delle striscette di circa un centimetro. A seconda del risultato che vorremo ottenere come tarallo, andremo a stendere più o meno il nostro serpentello di pasta. Chiaramente, a seconda dello spessore che andremo a dare, cambierà anche il tipo di cottura all'interno del forno. Nel frattempo la nostra acqua inizia a bollire e caliamo i primi scaldatelli all'interno dell'acqua bollente. Scaldatello proprio perché il tarallo viene, prima di essere infornato, viene bollito, quindi scaldato in acqua bollente. In effetti, a pensarci bene, lo scaldatello è il primo vero e proprio snack. In casa nostra, quando si fanno gli scaldatelli, è una festa vera e propria. Il fatto è che ognuno di noi fa lo scaldatello come dice lui, e quindi quando andiamo in forno avremo cotture diverse. Ora, il consiglio che vi do: quando fate gli scaldatelli, fateli stendere una sola persona e gli altri avranno solo il compito di chiuderli. Altro consiglio importantissimo è quello di far riposare benissimo la pasta prima di andare in forno. Andremo in forno per circa 12 minuti a 200 gradi. Allora, noi gli scaldatelli li abbiamo fatti.
Io adesso me li mangio pure. Che dici, Anna? Mm-hmm. Allora che facciamo? Vogliamo invitare i nostri amici a mettere un bel like su questo video? Sì. Allora amici, restate a casa, preparate gli scaldatelli, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella.